particolarmente a me piace tanto perché l'associazione ANFAS della Spezia è una delle associazioni che fa tanto per loro, nel loro ambiente, e perciò li farei salire sul palco come premio Special Olympics. Un applauso. Li facciamo salire tutti perché è giusto che loro vengano premiati tutti, quelli che... Un applauso. Vieni qua. Sì, allora intanto viva Spezia, grazie, è un piacere, un onore per noi ricevere questo premio. È un lavoro iniziato nel lontano 2007 e oggi sta dando i suoi frutti perché stiamo facendo cultura, la cultura della diversa abilità, e crediamo che questa città è diventata molto sensibile e molto attenta alle nostre problematiche, quindi ancora grazie Spezia. Facciamo partire il video? Facciamo spazio. Abbassiamoci. Il comitato organizzatore locale Special Olympics La Spezia 2014, in collaborazione con ANFAS, Olympics Team Liguria, Regione Liguria, Prefettura della Spezia. E noi, niente, cosa possiamo dire? Siamo di nuovo onorati e felici di ricevere questo premio, un premio che sarà consegnato idealmente a tutta l'organizzazione degli Play the Games, però al nostro volontario più piccolo, Mattia Andreoni. Un applauso a Mattia, vieni qua Mattia, qua ti devono conoscere. Ma tu la mattina quando ti alzi che cosa fai? Pensi al volontariato? Già a quanti anni hai? 8 anni, ragazzi, questo è un esempio. Sì, infatti crediamo che sia un esempio per tutti quanti, perché fare volontariato ci fa ricevere molto, e noi con questa forza andiamo avanti per fare tante belle cose, pensiamo di fare tante belle cose, e poi dobbiamo partire dai più piccoli, perché la cultura si fa attraverso i ragazzi. Un applauso a Mattia. Io vorrei farti un'altra domanda, ma che sport ti piace a te? Calcio. Il calcio? Ma giochi? Vabbè, allora gli piace, dai. Ok, ma abbiamo anche dei atleti. Abbiamo anche degli atleti che hanno partecipato ai Play the Games. Abbiamo quelli con la magliettina rossa che hanno fatto l'indoor rowing, Aurora, Marisa, Mara, che tra l'altro sono anche... giocano in casa perché abitano qui in Piazza Brin, quindi... E allora, cavolo, un forte applauso. È un onore per voi. E poi io di solito so che ogni tanto fate un inno, qualcosa. Sì, abbiamo il motto che dice che io possa vincere, ma se non riuscissi che possa tentare con tutte le mie forze. E questo è un po' quello che è il motto della vita, cioè cercare in tutti i modi di fare in modo meglio possibile, nel modo migliore possibile, e chiaramente se ci sarà qualcuno più bravo di me, onore al merito. E poi abbiamo gli inni, abbiamo la torcia. Tra l'altro in questi giorni è partita la nazionale italiana Special Olympics Italia, è andata a Los Angeles a rappresentare l'Italia ai mondiali dei giochi estivi. Quindi un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti. Un applauso. Allora, leggiamo la motivazione, Liliana. Comune della Spezia, Comune di Porto Venere, Comune di Beverino, insieme alla Marina Militare, Centro Logistico Aeronavale di Cadimare Aeronautica Militare, MIUR, Ufficio Ambito Territoriale La Spezia, Ufficio Scolastico Provinciale di Educazione Fisica e Sportiva, Questura della Spezia, Comando Provinciale dei Carabinieri, Quinta ASL, Associazioni Sportive e di Volontariato, ha organizzato dal 27 al 30 giugno 2015 nella provincia di Spezia i giochi Play the Games Special Olympics di calcio, pallavolo, indoor running e canottaggio. Un lungo appuntamento con lo sport per gli organizzatori, gli atleti degli Special Olympics, per il loro lavoro quotidiano e dedizione per la riuscita di questa manifestazione nazionale. Riceve il premio Mattia Andreoni.